TG Meridiano, sciopero del clima, ci sono state manifestazioni un po' in tutta la Toscana, noi siamo andati a vedere quella di Firenze dove hanno preso parte circa 10.000 giovani. Chiara Valentini. È iniziato quando qui era ancora notte in Nuova Zelanda, proprio come un capodanno, come un'onda che attraversa tutto il mondo, allo sciopero per il clima. Gli studenti in piazza, anche in Toscana, in moltissime città toscane. Questa è Firenze, oltre 10.000 persone. Il movimento si chiama Fridays for Future perché è stato iniziato da una singola persona, una ragazzina svedese, Greta, che solo qualche mese fa, ogni venerdì, saltava la scuola per piazzarsi davanti al Parlamento e chiedere ai politici di fare qualcosa per il pianeta. Ed è questo che chiedono gli studenti, da quelli delle elementari a quelli dell'università. Gaia Migliorini fa parte di Fridays for Future Firenze. I dati delle Nazioni Unite dicono che mancano 12 anni prima che i cambiamenti climatici siano irreversibili. Voi cosa chiedete ai politici? Noi chiediamo allora innanzitutto di rispettare gli accordi di Parigi che sono stati fatti qualche anno fa e che comunque non stanno essendo rispettati. Il motivo è perché entro 12 anni dobbiamo mantenere la temperatura sotto l'1,5 gradi in più rispetto a ora o al massimo sotto i 2. Se non faremo questo, l'ecosistema sarà irreversibilmente distrutto e non avremo più un futuro essenzialmente. Quindi chiediamo ai politici, agli economisti e a tutte le persone che hanno il potere di fare queste cose di ascoltarci, perché siamo un movimento nato dal basso che vuole qualcosa e ce lo devono dare. E ora la cronaca, accoltella il compagno durante una lite, arrestata una 31enne a Firenze, Maria Teresa Rabotti. Durante una lite per gelosia ha tirato fuori il coltello che teneva nella borsa e ha ferito al cuore il compagno. È successo ieri sera in via della Vigna Nuova a Firenze. La donna, 31 anni, è stata arrestata per tentato omicidio dai carabinieri. L'uomo, 40 anni, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato lesioni alla parte esterna del muscolo cardiaco e, sebbene grave, non sarebbe in pericolo di vita. In base alla ricostruzione dei carabinieri, i due fiorentini stavano litigando perché la donna era gelosa a causa di una nuova commessa che aveva iniziato a lavorare nel locale di cui l'uomo è titolare. La discussione si sarebbe fatta più accesa quando lui ha ricevuto un messaggio da una ex. A quel punto, spiegano sempre i carabinieri, la donna avrebbe cercato di allontanarsi. L'uomo l'avrebbe trattenuta per un braccio e lei avrebbe reagito estraendo un coltello dalla borsa e sferrandogli una coltellata all'altezza del cuore. La donna, una volta resasi conto della gravità della situazione, avrebbe chiamato il 118. In un primo tempo avrebbe però raccontato che l'aggressione era stata messa a segno da uno straniero, poi allontanatosi. Tuttavia, i carabinieri, dopo aver trovato il coltello ancora insanguinato in un cestino della spazzatura e aver ricostruito l'accaduto attraverso alcune testimonianze raccolte sul posto, hanno accertato le responsabilità della donna, che, messa davanti all'evidenza dei fatti, ha confessato. 50 anni fa un giovanissimo e quasi sconosciuto David Bowie fece la sua prima apparizione in Italia, a Monsumano Terme, nel Pistoiese. Il 21 maggio la cittadina della Val di Nievole ricorderà quell'evento con un concerto di Paolo Fresu e la sua band che reinterpreteranno brani di Bowie in chiave jazz. Vediamo. You can be me. I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is the fact. Era l'agosto del 1969, precisamente tra il 31 luglio e il 3 agosto, quando un giovanissimo e allora quasi sconosciuto David Bowie fece la sua prima apparizione in Italia, a Monsumano Terme, comune del Pistoiese che oggi conta 22.000 abitanti. Il cantante di Brixton, allora ventenne, partecipò ad un concorso canoro, il Festival Internazionale del Disco, organizzato dalla locale Associazione Culturale Giuseppe Giusti. Quella settimana,
trascorsa a Monsumano Terme è rimasta nel cuore di tutti e a distanza esatta di 50 anni il comune di Monsumano Terme, con il sostegno della regione toscana e della fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la collaborazione dell'associazione teatrale pistoiese, ha deciso di costruire un progetto che celebra in maniera attiva questa ricorrenza. Diciamo che nel 2019 ricorrono i 50 anni da quello straordinario evento che avvenne nel 1969 a Monsumano Terme, il Festival Internazionale del Disco, a cui partecipò un giovanissimo David Bowie, 22enne, allora sconosciuto, e anche se di lì a poco, dopo un paio di mesi, si presentò al mondo con la hit Space Oddity. Quindi a 50 anni il comune Monsumano ha deciso di ricordare questo straordinario evento e verrà fatto attraverso un altro straordinario evento, perché Paolo Fresu ha accettato questa sfida, è rimasto affascinato da questa idea, da questa notizia, che ovviamente, come molti, non conosceva, e quindi ha allestito per l'occasione un sestetto di altissima qualità, di altissimo valore, che regalerà una notte in chiave jazz dei brani di David Bowie a Monsumano il 21 maggio. È una bella novità che lega il nostro territorio a un'icona del rock mondialmente riconosciuta. Devo dire che la sua prima uscita in Italia è stata a Monsumano, ma in realtà il nome di David Bowie si lega molto al territorio di Pistoia. Lui è stato presente a un'edizione memorabile del Pistoia Blues, e comunque questo ci consente di promuovere un'iniziativa di valorizzazione molto importante che chiama in causa il Comune, ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio, con il sostegno di sempre, e la Regione non poteva non essere della partita ogni qualvolta ci sono iniziative di valore che servono a far conoscere le nostre zone, anche legandole ad aneddoti così gustosi, ma per celebrare la cultura e la bellezza di questi territori, legati anche a nomi internazionali che evidentemente ne hanno apprezzato l'ospitalità. E quindi una bella iniziativa, e la Regione ben volentieri la supporta per quanto possibile. Sì, mi sembra una bella iniziativa celebrare David Bowie, il cinquantenario della sua venuta a Monsumano da giovanissimo. David Bowie è stato un grandissimo della musica pop. Io mi ricordo, mi fa battere il cuore David Bowie, perché ero in Inghilterra nel 73 quando uscì Life on Mars, che fu uno spettacolare successo, la canzone di David Bowie, una bellissima canzone, e quindi mi fa anche tornare giovane questa ricorrenza. Voglio fare complimenti al Comune di Monsumano, che ha avuto questa intuizione di celebrare il cinquantenario, e a tutti coloro naturalmente che hanno collaborato con il Comune. Noi abbiamo fatto la nostra parte finanziando questo spettacolo di un grandissimo musicista, Paolo Fresu, che fra l'altro abbiamo avuto anche a Pistoia nella nostra stagione alcuni anni fa, che con la sua band appunto si è reso disponibile a interpretare canzoni di David Bowie. Ma sicuramente sarà un momento eccezionale, ma non sarà soltanto un momento, sarà l'inizio di un percorso, perché quello che vogliamo fare è riportare a casa una delle nostre più grandi intuizioni. Dobbiamo ricordare Alfio Magrini, che fu un nostro concittadino che ben 50 anni fa inventò questo Festival della Canzone. In questo festival Monsumano metteva tutte le sue caratteristiche fondamentali, legava un rapporto stretto con la propria città e quindi con il calzaturiero, quindi una città che si ritrova e si rinnova in chiave turistica e in maniera d'eccellenza, cercando di puntare su quelle che sono le sue peculiarità, una finestra sul mondo, ecco. Noi vogliamo riportare l'alieno a casa. E ora un libro fresco di stampa, La Fiorentina, Osti, Macellai e Vini della vera bistecca di Aldo Fiorelli. Vediamo.
benvenuti a Pausa Caffè. Oggi eccezionalmente siamo alla stazione Leopolda per Taste e vi presentiamo per Pausa Caffè una prima editoriale assoluta e vi presentiamo il libro La Fiorentina di Aldo Fiordelli per Gruppo Editoriale Editore. È un libro che parla dell'emblema gastronomico della nostra città. Aldo, è molto coraggioso questo libro perché parlare della Fiorentina ai fiorentini è quasi un tabù, è una sorta di religione. Quindi io sarei il diavolo? No, questo non l'abbiamo detto, però è coraggioso. Allora, coraggioso sì, ma abbiamo scoperto che non esisteva un libro sulla Fiorentina e quindi ci siamo detti che fosse destino fare il primo. Il libro è nato da un giro nelle trattorie, ma soprattutto dal fatto che, sapendo il mio lavoro di critico gastronomico, tutti mi chiedevano: ma dove si mangia la Fiorentina buona a Firenze? Da qui è cominciato questo percorso che oggi raccontiamo in questo libro con gli allevatori. Siamo andati nell'allevamento dove è nata la chianina, poi i macellai che ci consigliano quali tagli utilizzare, quali frullature utilizzare per la carne, ma ci raccontano anche un po' dei loro aneddoti di vita personale dietro al banco della macelleria. Poi ci sono ovviamente i luoghi, quindi i ristoranti dove andare a mangiare la Fiorentina. 25 ristoranti a Firenze, 10 ristoranti in Toscana, poi Milano, New York, Londra e Parigi. Non può mancare con la Fiorentina, trattandosi di tavola, il vino, e quindi per ogni ristorante abbiamo abbinato un vino toscano. Ci sono delle piccole curiosità. Per esempio, avete mai assaggiato la bistecca cruda? Fabio Picchi del Cibreo ha inventato proprio per il libro la Fiorentina da mangiare cruda, ma c'è anche il suggerimento su come mangiare la Fiorentina senza sale. Ci sono la definizione della vera Fiorentina, cioè una bistecca di bovino adulto tagliata nella lombata, cotta alla brace e alta ovviamente almeno 3 o 4 dita, se no non è fiorentina. Quindi se volete mangiare la vera Fiorentina dovete leggere La Fiorentina di Aldo Fiordelli. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV. L'informazione torna stasera alle 19:00.